Bentornati a tutti sul canale Dante Starter per un nuovo bellissimo video. Oggi c'è un pochino più di voce. Allora, bellissimo video dove facciamo? Facciamo una bella build tutta sul nuovo per il gaming. Stavolta non vi tiro fuori le build sull'usato, una build nuova per il gaming. Allora, che cosa abbiamo? Prima di andare a cominciare tutto quanto, un minutino per il nostro sponsor. CaseFan è uno dei migliori cheater ad acquistare chiavi per Office e Windows, fra l'altro con delle ottime offerte per Office 2021. Come possiamo andare a vedere, possiamo acquistare Office 2021 Professional Plus per un PC che costerebbe 96 euro con un codice sconto veramente ottimo che è VDE50, che lo possiamo portare a casa a metà prezzo, ragazzi, a metà prezzo che è veramente un prezzo ottimo per un software originale in versione professional. Come vediamo è molto semplice, inseriamo il codice, premiamo Apply, attendiamo che viene attivato il codice promozionale. Quindi possiamo procedere al checkout tranquillamente usando PayPal o quello che ci pare. Inseriamo la valuta in euro per vedere il valore in euro del nostro acquisto nel caso il sito non l'abbia fatto automaticamente. Come vedete il prezzo è stato dimezzato di 45,97 euro. Procediamo col checkout. E come vedete possiamo tranquillamente pagare con PayPal. Molto semplicemente ci arriverà una mail con tutto l'occorrente per attivare il nostro Office. Vi consiglio questo sito se vi servono chiavi per i sistemi Microsoft perché è veramente ottimo e con un ottimo prezzo. Allora, tornando a noi, cominciamo con i due cuori della build. Intel Core i5 11400F e RTX 3060 Ti Dual Mini, che praticamente è identica all'OC, mi mancano 20 MHz. Potremmo anche metterci il BIOS dell'OC in teoria, se volete potremmo farlo, magari in un altro video se mi chiedete di farlo lo possiamo fare. Poi che cosa abbiamo? Grazie a Nowa che come sempre ci fa ottimi prezzi, sconti e tutto, abbiamo un bellissimo case, il Nowa Phobia L8, che è un micro ATX fatto apposta per quello che andremo a montare, bianco, e il Nowa Siberius TR240, che è un ottimo all-in-one, fra l'altro testato anche dal mio amico Marco di MV Hardware. L'alimentatore che abbiamo visto nella recensione, il bellissimo Superflower Lidex 3, l'ultimo modello, 550 watt gold. Abbiamo visto che tiene anche 700 watt, non ci arriverà neanche vicino, neanche a 500 watt su questa build, ma abbiamo. Poi abbiamo Corsair Vengeance DDR4 3600 MHz CL18 16 GB e un Kingston A2000 da 500 GB. Scheda madre è una Asus Prime B560 MK, che mi hanno detto sul gruppo che scalda dietro, praticamente sulla parte posteriore del DAI. Andremo a misurarlo con il misuratore termico infrarossi che ho per vedere se in effetti scalda così tanto. Avevo fatto un sondaggio sul gruppo se volevano la build ASMR, ma hanno preferito la build dove io impreco mentre monto la scheda, quindi dato che è brutto imprecare in pubblico, se ne tirerò qualcuna sentirete dei beep lungo il video, probabilmente ci saranno molti beep. Detto questo cominciamo con l'unboxing e vediamo tutta la robetta che c'è, no? Direi che cominceremo aprendo la motherboard per vedere che c'è dentro. Ricordo che l'avevamo usata anche per fare l'ultima build stile Batman con il 10400F. Questo è un altro sistema per cui useremo comunque un processore di penultima generazione perché staccati, sono appena usciti, tra l'altro deve avere un'altra scatola uguale a questa, sono appena usciti 12.000K, appena da un po', quindi che è da madre, mascherina e la mollettina per bloccare il PCI Express. Adesso farò una cosa tecnica che non faccio mai. Diamo i guanti da professore, sperando che non si rompano, perché non è che ci abbia proprio le manine da fata. La processore, sto praticamente facendo la collezione di questi dissipatori. Poi il dissipatore del 10400F è uguale a quegli altri. No, volevo tenere la scatola buona, non mi andava di romperla. Ma è nero, andiamolo un po' a vedere un po'. Dai, comunque è tutto nero, però è figo, eh. Questo è figo. Peccato che non ce lo mettiamo. Questo è veramente figo. Ah, c'ha la chamber come gli AMD, vedete? Eccola. Figo.
Fico. Non mi ricordo mai il verso che sta a fare. Ah. Comunque c'ha un numero carino de fasi, non è messa male per niente. Ok, dopo aver visto la mia waifu, andiamo a vedere quello che è il dissipatore. Quando capirò da dove si apre, da di qua probabilmente. Taglierino questo sconosciuto che non mi ricordo dove l'ho messo, quindi dovrò fare così. E non l'ho tagliato, ovviamente. Sarà anche buono sto cacciavite, ma non per tagliare. Tappina posteriore, ventole nuova e dissipatore. Questo lo prepariamo dopo, vediamo se ha tutto. Allora, questo è per le ventole, l'alimentazione. ARGB che non abbiamo sulla scheda madre. Infatti non lo ha, quindi useremo il controller integrato nelle ventole. Allora, io penso che intanto possiamo montare alimentatore e scheda madre dentro il case, perché tanto questo andrà montato a parte, perché ecco, le staffe praticamente sono quello che sono. Per l'Intel va usata questa cosa qua. Allora, il case è carino perché si apre così, come l'ultimo che non si apre. Perché non si apre? Perché c'è... Ah, come l'altra volta, sì, mi ero dimenticato. C'è lo scotch qui. Questi guanti non aiutano. Mannaggia la... Dio... Ok, lo vedete, si apre così. Ah, che bello. Prima ci montiamo la PSU. Sulla PSU ci servono ovviamente il 24 pin, teoricamente qui servirebbe un Molex, come vedete, CPU e VGA che ho già fascettato perché tanto serve così. E adesso lo possiamo installare. Non ho anche il fazzolettino per pulire il vetro, un po' di fascettine e le vitine. Eccole qua. C'hanno la punta, come vedete, fatta apposta per non evitare di sfilettare il foro. Più fine, comodissime. Per chi ha sempre da parlare male di Noah, io la sto usando molto sinceramente e posso dire che mi trovo solo bene, sia per gli ultimi PSU che per i case. Io non ho assolutamente niente da dire. Tra l'altro, io penso che, ragazzi, è sempre preferibile quando si può scegliere un marchio italiano, perché veramente ne abbiamo pochi. E perlomeno quelli che fanno cose decenti, sarebbe il caso di sostenerli. Io beh. おかわいいこと。Puttana della. ねねねねね。Che con un po' di Madonne, bella anche tu. Sai che ci vai? Ok, ci agite. Senza Madonne. Già è una vittoria. Questo è il più lungo, quindi questo va montato così qua. Sto fermino. RAM, memorie, RAM. Una.
e 2. Siccome ero indeciso su come montare il radiatore, fortuna c'è Davide, quindi dovrei montarlo in alto, anche se poi perderei le ventole davanti praticamente. Vediamo se mi dice che il posso montare anche frontale, sentiamo un po'. Caso in cui da 2.40 a 2.80 tutti quanti, la maggior parte, si riesce a montare tranquillamente. Nel caso in cui non potete montare sopra, non volete montarlo sopra, per montarlo nella parte frontale, quindi praticamente nella parte dove c'è il mesh del vostro case, o anche nel caso di case vetrati, comunque nella parte frontale del case, ovviamente bisogna stare attenti. Cioè si può montare in due modi, o tubi verso l'alto o tubi verso il basso. Che è meglio? Portare i tubi verso l'alto. Se voi vedete anche i case che fanno vedere i produttori come Corsair o altri nei loro PC di test, tanto per farvi vedere come vengono montati, spesso li vedete montati così. Montarli in questo modo non è problematico, ma comunque può creare dei problemi. Ovvero, più che altro, più che problemi alla pompa, problemi di rumore. Perché ovviamente non è la pompa la parte più alta del circuito, ma è la parte alta del dissipatore. Ma nella parte alta del dissipatore è proprio dove vengono attaccati i tubi. Diciamo, si accumula l'aria. Tese. Sodo le cinappe, ragazzi, i radiatori no. Davide, grazie. Lo monteremo di qui. Mi piace di più, così si vedono le ventole di qua. Ora direi che attacchiamo le alimentazioni e tutta la robettina che c'è di qui sotto. Power switch, hard disk LED. Questo volendo si poteva usare per metterlo dentro. In pratica è un aggeggino che se lo schiaffi di qui su sta parete ti permette di montare sta sorta di cosa più avanti. E ce l'avevo di un altro case Nova, qui non c'era, ma è proprio ci fuori fuori lì apposta perché il componente è installabile, ma in questo caso non serve perché mettendolo in questo modo praticamente, come vedete, se noi andiamo ad installarlo ci sono le bocce che impicciano. Mettendolo in questo modo praticamente, allora incastriamo così e ecco, verrebbe un affare del genere. Però in questo caso poi io non potrei montare il radiatore perché mi andrebbe a sbattere qua, perché lo monto verso il basso. Vediamo un attimo se ci va, ma dubito che ci entri così. E andrebbe così. E infatti i fori non ridicono, e questo praticamente andrebbe sotto, non ci starebbe, per cui è impossibile montarlo in questo modo. Quindi questo qui purtroppo in questo caso, questo è fatto per montarlo in questo modo, ma come abbiamo visto sul video di Davide, poi qui lui si ciuccia l'aria, è vero che è più basso quindi va giù, però comunque succede, per cui meglio evitare sta cosa. Per cui in questo caso con questo radiatore via, e i cavi verso il su così entrano da dietro. Vi consiglio di metterle tutte prima di stringere, perché se no poi quando stringete, se c'è quel millimetro che non vi permette, anzi quel mezzo millimetro che non vi permette di mettere la ventola, di mettere la vite, dopo dovete riallentare tutto, quindi tanto vale farlo tutto dopo, che se no fioccano i classici santi. Io sto facendo una gran cazzata perché questo devo montarlo qui, che cavolo sto facendo, non lo so neanche io. Le uniche due viti che posso mettere sono praticamente queste qui sopra,
Allora, fatemi vedere quali viti ci vanno, così evito di sbattermi due o tre volte. A questo punto, quindi, sciogliamo prima, non me cade, sciogliamo prima i cavi, non me cade, te pare che dovevo là, era un must tenere così le ventole. A questo punto ci piazziamo davanti il radiatore teso. Mentalmente ho tirato una Madonna ed è servita. Questo il verso sembra uguale, non c'ha verso, è speculare. Il radiatore è montato. Adesso dobbiamo montare lui. Allora, andiamo a vedere che c'è. Questo collegamento è per attivare gli RGB, quindi per cambiare il colore degli RGB. Questo è un addressable e questa è l'alimentazione. Ora, in pratica, l'unico problema fondamentale che abbiamo qua è che questa scheda non ha la RGB. Quindi dovremmo usare l'alimentazione per alimentarlo manualmente. Azienda intelligente che ti ci mette l'adesivo così non ti cade. Non lo fanno tutti, eh? Attenzione. Come giusto che sia, non trovo una vite. Dio benedica. Sassa! Perché? Perché io non trovo una vite? Si era reso necessario shakerare il case perché era andata ovviamente a finire dentro, tanto per farmi mantenere la parola data al gruppo. E vieni qua, Dio. Teoria è fatta. Adesso dobbiamo sistemare dietro. Teoria qui davanti è finito. Adesso dobbiamo sistemare dietro. Pensate, una cosa così piccolina che vale così tanti soldi e cammina così forte, tra l'altro, perché un 11400F comunque è un processore che per giocare comincia a essere buono. Cioè, un processore che ti manda anche una 3070, tranquillo. Processore che per giocare va come un 10.600 più o meno, eh. Sicuramente un 3600 e 3600X gli dà la polvere. Adesso tocca lavorare qui. Il problema di fondo è che praticamente io qui dovrei punticellarlo di modo che con il pulsante io accendo, cambio sia la luce alle ventole che alla ventola qui dietro. O sacrifico lo switch del reset, potrei fare anche in quel modo. Sacrifichiamo lo switch del reset e lo usiamo per cambiare la luce agli RGB di davanti. Voglio vederlo acceso, eh? Adesso lo andiamo a vedere acceso. Dietro non lo chiudo perché io vi ho promesso che andavamo a misurare sotto stress la temperatura del DAI, del retro della scheda madre, e ma io mantengo le promesse. Quindi la misureremo. Ora preparo l'armamentario e poi l'accendiamo. DSU acceso, vediamo se si accende il PC. Le ventole no. Le ventole anteriori sì. La ventola quella dietro no. Ah, vedi, così cambia il colore. Eccolo, sì. Col pulsante reset.
Poi vedremo perché non si accende la ventola anteriore, ora non è una grave problematica. Comunque, vediamo se ci dà BIOS. Ok, BIOS ce l'abbiamo. Allora. Allora, mandiamo in Cinebench intanto e vediamo quanto scalda la CPU in questo sistema. Poi la facciamo scaldare con un test di 4-5 Cinebench di fila e vediamo dietro a quanto arriva la temperatura. A 10.251 punti, che è un bel po'. Un bel po' ci portiamo davanti anche all'octa-core della serie 1000 di Ryzen. Comunque, fate conto che il mio 5800X fa 15.000 e faceva, mi pare, tipo 11.000 il 5600G, quindi direi che il processore non ha niente da perdere. Facciamo un attimo un check con CPU-Z. Beh, in single core si batte agevolmente 10.006K, 3.600 e 3.600X, tutta la serie Ryzen 3000 fino al 3950 in single core, quindi se la gioca bene. Fate conto che il mio 5800X fa 6.630, questo fa 576, un processore da 160 euro. Penso che per giocare sia veramente ottimo. Siamo a livelli del 10.900K in single core, che è veramente ottimo. Anche sopra il 10.700, sopra il 3.700, parlo in single core, quindi per giochi anche sopra il 9.900K. In multicore quasi che eguaglia il 2007X. Vuol dire che è una scelta veramente vincente per il gaming oggi, penso, con qualunque scheda video, assolutamente. Allora, mandiamo il Cinebench, ora avvio il Cinebench, 10 minuti, e vai. E vediamo a quanto arriva sta temperatura. Faccio il test. Ora non so se si... Allora. 30 gradi all'interno del DAI e 37, 36, infatti anche a mano, all'interno del dito, è abbastanza fresco anche a mano, 40, sono già passati 7 minuti. La zona più calda è quella dei VRM, che arriva intorno ai 73, 77 gradi. Zona più calda 77 gradi. Soc. Ecco perché non viene dissipato il soc, vedete? Perché il soc comunque sta intorno alla parte più calda, è 40 gradi. Qui siamo a 38, arriverà forse a 40, 45? 40, ecco. 41. Aspettiamo altri 5 minuti, dai. Allora, dopo 15 minuti abbiamo praticamente... massimo 50 qua, 55 gradi sul core. Qua abbiamo 41, forse 42, 43 gradi massimo, 44, 45 da qualche parte, ho letto 46. VRM 85 gradi, 84, 85 gradi. SOC 50 gradi. Tra l'altro è sbloccato, quindi infatti fa un bel punteggio, quindi manca di che l'ho castrato, per cui ecco, che dirvi, io sti fantomatici 110-115 gradi che dicevano sulle recensioni, qui non ce l'ho con 11400F, è assorbito 130 watt quasi, insomma. Adesso vediamo se abbiamo trovato miglioramenti rispetto a quelli che erano
i risultati del 2700K. Quindi partiamo col 3D Mark. Vi date la mano per dirvi del 2700, del 2700X, scusate, 2007X, scusate, AMD. Il test invece questo più o meno abbiamo fatto uguale al 2007X, anzi 50 punti di graphics core in meno, stranamente. Questa è una cosa strana, cioè questo qui doveva teoricamente andare più forte, questo processore, però magari è un discorso quello di bench, non è di in game, ma ci resta da guardare il Superposition e The Witcher 3 comunque. Allora, 7226 punti contro 7100 qualcosa punti. Qui abbiamo guadagnato qualcosa, infatti il frame rate average è 54 contro 53. Non è tantissimo, ma comunque c'è un leggero guadagno. A questo punto sarei curioso di vedere The Witcher 3, se rispetto al 2007X va a guadagnare qualcosa. Centoquaranta, 137, 138. Comunque 140 ci arrivava anche il 2007X, ma scendeva spesso a 118, ma vi posso dire che se ci sarà una differenza, forse è del 3-4%. No, beh, qui facciamo più frame. Fatemi controllare. Qua, qui facciamo, abbiamo fatto 157 frame. Beh, no, va un po' di più, eh. Abbiamo 10 frame per secondo in più su 140, quindi un 6-7% in più in 1080p li fa. Poi ovviamente in 2K e 4K il discorso si abbassa, ma quello è una cosa più che normale. Ragazzi, questa è la macchina che abbiamo fatto, quindi ricapitoliamo. B560 MK Prime Asus, Corsair Vengeance 3600 MHz L18, Intel Core i5 11400F, Asus RTX 3060 Ti Mini Dual, alimentatore Superflower LIDEX 3 550 W Gold. Che altro? Dissipatore e case grazie a Nowa. Sono il Siberis 240 e il case è il Fobia L8. Striscia LED ovviamente che ho installato e ecco il sistema è pronto. Questo è un sistema che se andate a vedere pezzo per pezzo quello che costa oggi su Amazon, su cosa, non vi viene meno dei 1600 euro. Fra l'altro l'hard disk è un ottimo Kingston A2000 500 GB. Io questo lo venderò sul gruppo perché l'ho fatto comunque per darlo a chi vuole fare bel PC a 1400 euro spedito, ragazzi, che è un prezzone per un computer così. Fra l'altro è tutto nuovo, tutto con le fatture, cioè è tutto nuovo. L'unica cosa che è seminuova è l'alimentatore, che è un Superflower, c'ha garanzia di 10 anni, quindi problemi non ce ne sono. Se ragazzi questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like, di condividere, di accendere la campanellina, di iscrivervi ai miei social, Instagram, Facebook e TikTok, di iscrivervi al nostro canale delle offerte Telegram e di iscrivervi al canale Telegram di Dante's Hardware. E non dimenticate di andare a visitare il sito internet della fumetteria, che sono quelli che mi hanno fornito tutte queste belle cosine, bravissimi ragazzi. E ancora grazie a Nowa per avermi fatto un ottimo prezzo per i suoi componenti. Come sempre, Tony di Nowa non si smentisce mai, è sempre una persona disponibilissima. Tra l'altro il suo sistema all-in-one è veramente ottimo. Il case è bello, è perfetto per questa build Micro ATX, che di micro ha solo le dimensioni, perché come performance penso che è probabilmente il sogno di tanti che oggi non possono farlo. Comunque un bel sistema che sarebbe dovuto costare qualcosa come 800 euro in ere normali. Purtroppo oggi non siamo in ere normali e questi sono i prezzi, volenti o nolenti. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata da Dante Sardo.
Ciao ciao.